Due giovani karateka, due ragazzi veramente in gamba, due campioni, due future stelle nascenti del karate mondiale, internazionale, due fenomeni che dopo vi illustrerò meglio nel particolare. Uno dei due purtroppo ci lascia troppo presto. L'altro va in crisi, non trova risposte per questo dramma e si confida coi suoi futuri stretti collaboratori, coi suoi futuri stretti agonisti, le persone che gli stanno più vicine a lui. Gli domandano: maestro, come mai così giù? Come mai questa perdita ti ha buttato così giù? Come mai sei giù veramente così tanto, sei così depresso? E lui, in una frase sconcertante, dice: lui mi vuole trascinare con lui nell'oltretomba. Seguitemi. Giorni fa ero al telefono con un grandissimo, mio grandissimo amico, un grandissimo karateka, Sergio Rodner, che è direttore di una pagina Facebook molto interessante, Yoi. Una pagina molto interessante con 22.000 iscritti, uno scrittore di fama nazionale molto importante. Ha scritto diversi libri sul karate e anche altri tipi di libri, una persona molto piacevole. Siamo stati un po' al telefono. Gli ho proposto uno dei miei progetti su due grandissimi karateka che in tanti conosciamo, quasi tutti conosciamo nel mondo del karate, ma con delle questioni particolari all'interno tra i due un po' sconosciute. Rodner mi ha aiutato in questa documentazione, in questo video, e vi faccio vedere alcune particolarità su questo accaduto. Due karateka di fama internazionale, non necessitano di grandissime presentazioni, tra l'altro vi lascio un link in descrizione su delle brevi descrizioni su di loro. Due grandissimi karateka di fama internazionale, come vi dicevo, Kenosuke e Noeda, uno dei due grandissimi di cui vi voglio parlare oggi. Nasce nel 1935 a Fukuoka in Giappone, un grandissimo del karate della JKA, e l'altro è Hiroshi Shirai, un altro icona del karate mondiale. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione su un bellissimo video che ho fatto su di lui, quel ragazzo che veniva da lontano. Lì c'è una bellissima descrizione sul grande Hiroshi Shirai. I due sono due grandissimi amici fin dai ragazzi, fin quando erano entrambi sotto la JKA. Due grandissimi karateka, come vi dicevo, due amici nemici, perché erano sempre in competizione, si scontravano quasi sempre, e tra l'altro salirono alla ribalta perché negli anni 60 fecero dei combattimenti nel torneo assoluto del Giappone. I due si sono scontrati diverse volte, tra l'altro in una finalissima Enoeda perde contro Shirai per un famosissimo maigeri che non parò. L'anno dopo, nel 1963, si capovolse la situazione e Noeda vinse su Shirai in finale. Quindi due grandissimi combattenti, due amici sotto la stessa bandiera, che combattevano sempre chiaramente in maniera pulita per migliorarsi. Entrambi vennero nel 65 in Italia. Tra l'altro vi lascio un link su un video interessante che ho fatto sul karate in Italia, gli albori del karate in Italia. Vennero nel 65 in Italia e poi per una serie di situazioni uno rimase in Italia, Shirai come tutti sappiamo, mentre Noeda andò a sostituire Kanazawa in Inghilterra. E Noeda, un personaggio molto estroverso, uno che entrò subito, impantanò subito nella londinese bene degli anni 60, quindi un personaggio molto stravagante, amava farsi vedere, faceva delle esibizioni sempre con i suoi kimoni molto eleganti, anche all'interno di locali, discoteche, nelle pause. E aveva un grande seguito, tra l'altro formò la grandissima nazionale di karate inglese con O'Neill e tanti altri vincitori di tanti altri campionati internazionali. Quindi, oltre che essere un ottimo karateka, un ottimo un po' riduttivo, fu anche un grandissimo coach, un grandissimo allenatore. Come vi dicevo, una persona molto estroversa, una persona molto simpatica. Lo ricorda Fassi quando lo aspettava per la prima volta nel loro arrivo nella stazione di Milano negli anni 60. Vide questo personaggio che iniziò a fare questi yokogeri su una panchina, incuranti di chi era intorno, sembrava quasi un matto, perché nessuno sapeva cosa stava facendo questo personaggio con queste gambe per aria. Era lui, forse si voleva sgranchire le gambe, nessuno lo sa, lo saprà mai. E un altro aneddoto simpatico: quando andarono al Jigoro Kano, lui era famoso per il suo jakutsuki micidiale, dicono il jakutsuki più forte del Giappone. Diede un pugno alla parete che separava gli spogliatoi di legno e
buco questa parete. Quindi questo è rimasto proprio impresso nei ricordi di chi c'era in quegli anni lì, un personaggio veramente al di sopra delle righe. Dall'altra parte Hiroshi Shirai, che tutti in Italia conosciamo bene, un personaggio un pochino più dimesso, tra virgolette un pochino più serio, un pochino più riservato, quindi non troppo appariscente rispetto al suo amico di oltre manica. Comunque i due avranno un seguito sempre parallelo, anche se sono poi a distanza, uno in Italia e uno in Inghilterra. Pensate a questi due grandissimi professionisti. Magari entrambi si trovavano all'interno di tornei internazionali dove capitanavano le loro rispettive squadre, uno l'Italia e uno l'Inghilterra, magari uno vinceva, uno perdeva, chi lo sa, e erano sempre loro due che continuavano in maniera indeterminata a combattere come nei lontani anni 60. Quindi un odio-amore che continua per diversi anni, un odio-amore che continua anche a porte chiuse. Si narra a fonti ufficiali che i due anche in diverse occasioni si rincontravano per fare sempre degli allenamenti insieme. Da vecchi buoni amici si facevano il loro buon comité, e ci sono voci inattendibili, ancora non veramente attendibili, che uno dei due abbia forse lesionato un timpano con un mawashigeri all'altro. Però prendetela un po' così, ok? Comunque due grandi amici che fino al 2003 si incontrano, e poi nasce purtroppo qualcosa di molto spiacevole. Il grande Enoeda ci lascia per un cancro allo stomaco. E il maestro Shirai va molto in crisi. Come vi dicevo all'inizio del titolo, loro sono molto superstiziosi, hanno questo credo particolare giapponese, e i suoi vicini collaboratori del maestro Shirai dicevano: maestro, capiamo il tuo dolore, come mai sei così giù in questo periodo, capiamo, era un tuo grande amico, però sono cose che succedono. Diceva: il maestro Enoeda mi vuole portare nell'aldilà con lui. Quindi questa è una frase shock per far capire il legame continuo che c'è fra questi amici apparentemente competitori, ma sempre vecchi amici di vecchia data, che purtroppo uno ci lascia presto e l'altro soffre talmente tanto che crede che questa sofferenza sia un volere dell'altro per portarlo dietro con lui oltre la morte. Quindi un aspetto molto mistico, molto curioso per noi occidentali. Comunque il grande Enoeda è talmente amato in Inghilterra che dopo la sua morte i suoi allievi rifiutano il maestro Ota, mandato alla JKA per sostituirlo. Un fedelissimo gruppo di allievi non vuole stare sotto un altro maestro, tant'è che fondano la Union of Great Britain, che è un gruppo particolare di nostalgici che non lasceranno mai il vecchio maestro. E questo fa capire molto e la dice lunga sull'influenza e sull'impronta che ha dato il grande Enoeda in Inghilterra. Cari amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate dei commenti, fatemi sapere se anche voi eravate a conoscenza di questo episodio molto particolare tra i due titani del karate Shotokan. Questo video è stato fatto per far capire che il karate unisce veramente di cuore due praticanti, anche se poi ci si scontra a volte in gare o anche per questioni politiche al di fuori di organizzazioni, cose strane così, però alla fine il cuore prevale sempre. Quindi quando uno poi manca nella propria vita, che non vede più, è sempre un grande dolore. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, aspetto i vostri commenti, spero positivi e costruttivi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao dal Tempio.